tutti, buonasera. Stiamo per iniziare questa serata, questa terza puntata del nostro ciclo Archive, con la proiezione del documentario dedicato alla Documenta 5. Per presentare questa serata abbiamo insieme a Ivo Petitalo, che cura questa collezione di documentari, invitato Lorenzo Benedetti a una conversazione con Yves. Lorenzo Benedetti, che siamo molto lieti di accogliere stasera, che è storico dell'arte, critica d'arte, anche direttore del Centro d'Arte Contemporanea di Middelburg in Olanda, e che è stato recentemente anche curatore del padiglione olandese della Biennale di Venezia. Il film dura 50 minuti, qualcosa del 50 qualche minuti, e poi si terrà la conversazione in francese e in italiano, comunque con la traduzione simultanea. Non dico niente di più, sì, vi do anche appuntamento per la settimana prossima nel nostro ciclo di Art Conversations, con la conversazione tra T.S. Gates e Filippa Ramos, che sarà giovedì prossimo qui alle 6 in teatrino. Adesso iniziamo la proiezione. Benvenuti a tutti e buona serata. Grazie. Alors, bonsoir. Toute première question donc à Lorenzo, peut-être. Donc c'est de réagir tout simplement au film, sachant so che Lorenzo da alcuni anni nella rivista Cura, tu Lorenzo scrivi dei testi appassionanti sulla storia delle mostre e dei curatori. Quindi ti chiedo solo qual è la tua reazione a questo filmato. Grazie dell'invito. De réagir au film. Oui, merci pour l'invitation. Sì, grazie per l'invito e per essere qui a discutere su questo film, documentario che è molto importante per due motivi in particolare. Uno è un modo di avvicinarsi a un evento artistico che è importantissimo per la storia dell'arte contemporanea, che se ne parla tanto, viene tantissimo citato sempre come uno degli, no, delle mostre fondamentali, ma poi la questione è sempre quella su che cosa rimane, no, di una mostra del genere. Per cui prendiamo sempre come punto di riferimento delle cose che non abbiamo visto. Io l'unica cosa che ho forse con Documenta 5 è che sono nato esattamente negli stessi giorni, dei 100 giorni di Documenta 5, mi accorgo che sempre più spesso vengono prese come citazioni da parte di curatori, di artisti, di tantissime persone dell'arte, delle mostre che non sono state mai viste di persona da noi, dalla nostra generazione, e noi prendiamo spesso come punto di riferimento. E allora mi fa pensare sempre che una mostra ha tre cose che sopravvivono a una mostra. Sono le opere, ovviamente, che vengono esposte quando non sono state fatte site specific e poi distrutte, quello che rimane. La seconda cosa, tutta la documentazione, appunto da quello che abbiamo visto adesso fino al catalogo, i testi, critici, fotografie. E la terza cosa, appunto, è l'esperienza diretta delle mostre, cioè l'andare a visitare una mostra. Per cui diciamo che l'aspetto importantissimo di questo documentario è innanzitutto questa avvicinarsi a questa importantissima mostra. E l'altro è come si documenta una mostra, come qualcosa che rimane storico viene documentato, e per cui anche guardare in una prospettiva inversa un elemento storico e come oggi possiamo interpretare questa cosa storica. Per cui, da un certo punto di vista, mentre parliamo di un avvenimento artistico di 41 anni fa,
ci accorgiamo che stiamo vedendo qualcosa di molto contemporaneo, no? Che può sembrare quasi un paradosso, ma la cosa molto contemporanea di questo, di quello che accade in questo filmato è che ci avviciniamo a una mostra importante attraverso un filmato che va direttamente agli artisti, gli fa delle domande anche che cercano di spiegare i nuovi quello che sta accadendo nell'arte contemporanea dell'epoca e ci svela anche un aspetto più interessante che si avvicina un po' a perché c'è questo grande interesse di queste mostre. Da qualche anno ci sono tantissime pubblicazioni, tantissimi libri, fino all'avvenimento recente della Fondazione Prada, su rifare le mostre. E questo ha un elemento che è interessante perché questi aspetti, secondo me, di studiare, di andare a riprendere queste mostre storiche, ha qualcosa a che fare con il concetto di originalità, no? E questo concetto viene ripreso anche un po' dall'origine, dove viene esattamente una mostra del genere, per cui ovviamente tutta la documentazione è un aspetto molto importante, no, di questo aspetto di origine, ma addirittura si può considerare il fatto che rifare una mostra più o meno esattamente di come era stata fatta la prima volta, ha un aspetto di originalità che è superiore a quello magari di avere un'opera che faceva parte di una mostra. Per cui in questi ultimi anni si sta sviluppando dal punto di vista storico un aspetto interessante, che il concetto di originale, oltre che avere le opere originali, oltre che avere i documenti originali, si cerca di ricostruire lo spazio originale. Ecco, questa è una dimensione interessante di documentare non solo gli elementi, gli oggetti, le documentazioni, ma di cercare di avere proprio lo spazio fisico, no? Cercando addirittura di sovrapporlo, come è successo qui a Venezia, di sovrapporre due spazi, ma la ricerca è proprio quella di prendere l'originale e di legare appunto il contemporaneo allo storico, per cui c'è questo aspetto molto interessante che va a pensare all'ultima scena del film, che finisce con questa inquadratura che si restringe nella vetrina dove ci sono questi cataloghi di documenti che vengono venduti a 65 marchi, no? Che una ventina di volte meno il prezzo che c'è, no? di un catalogo che si può trovare ora di Documenta 5 e che fa vedere proprio che in quel momento c'era un aspetto di aprire l'arte contemporanea anche a una massa. E una posizione di questo documentario anche interessante è che gli artisti che sono stati intervistati sono artisti che oggi sono gli artisti che noi conosciamo bene perché fanno parte della storia dell'arte. Ovviamente ci sono tanti artisti in Documenta 5 che nessuno più si ricorda i nomi, soprattutto gli artisti iperrealisti, e la cosa abbastanza curiosa è che quasi nessuno di questi artisti viene ritratto all'interno di questo documentario, e viene ritratta solo questa parte che oggi per noi è un aspetto importante della storia dell'arte. E questo credo che sia anche la forza di questo del lavoro di Jeff su come, cosa ritrarre, cosa prendere come documentario, e l'aspetto di diciamo anche il lato non visibile della Documenta 5 è quello che non è rimasto famoso, per cui se vediamo la lista degli artisti che hanno partecipato a Documenta, moltissimi artisti non si conoscono più o non sono, come anche in parte minima è successo con la mostra di Berne i 3 anni precedenti, che alcuni artisti pure sono o meno conosciuti o addirittura qualcuno ha smesso di lavorare subito dopo. Per cui insomma è interessante come in questo modo di intervistare gli artisti escono anche fuori subito delle posizioni
divergenti tra, per esempio, Kossuth e Wiener, che da subito ci sta questo scontro che è una cosa che nasce da prima. Se si vedono i documentari, per esempio, della mostra di Zeman a Berna, c'è anche Lorenz Wiener, che ha tutto un altro atteggiamento anche rispetto al suo lavoro. Cioè, è più diretto, spiega anche come il lavoro che ha fatto è una cosa in cui nella sua spiegazione c'è un aspetto di novità più diretto che 3 anni dopo, un documento dove già nasce una divergenza rispetto agli altri artisti, per cui c'è subito un aspetto di storico in cui dal 69, la mostra di Berna, al 72 succede effettivamente qualcosa, in cui l'arte concettuale dal momento di novità già nel 72 diventa qualche cosa in cui se si ascolta Lorenz Wiener o se si legge nel catalogo ci sta la testimonianza di Seth Siegelhaub, che in quegli anni era molto attivo su tutto il campo dell'arte concettuale, soprattutto dal punto di vista della realizzazione delle mostre. Lui dice che l'arte concettuale non esiste, è semplicemente arte, per cui si tende a non essere etichettati, si tende a non essere messi richiusi all'interno di una cerchia. E lo stesso era successo nella documenta precedente, nell'altro documentario, documenta 4, quando c'è la domanda che viene fatta a Sol Hewitt, se lui è un artista minimalista. Lui dice assolutamente che non è minimalista e non accetta assolutamente il termine. Per cui è interessante vedere come questi artisti, che sono conosciuti sotto queste forme, di questi movimenti, non in realtà all'interno di una grande mostra come documenta cercano di distanziarsi da un'etichetta del genere. Oui, en effet, è vero, le film a penso che il film abbia anche un altro merito, quello di consentirci di misurare la creazione del mito. Cosa intendo con creazione del mito? A proposito di Harald Zeman, per certi storici e per certi curatori, Zeman apre una forma di modernità per la generazione degli anni 60, chiaramente poi però la chiude. Cioè, rispetto al periodo 70-72, lui dice che il periodo della sperimentazione è terminato, quindi chiude una parentesi, e credo che sia relativamente importante sottolinearlo. È la prima desacralizzazione del mito, però si assiste anche alla costruzione di un altro mito. Fra le varie dichiarazioni di Zeman, tutto quello che può dire sulla posizione di direttore artistico e curatore di documenta, in che modo intende il suo ruolo, perché rispetto alla documenta precedente, per la prima volta c'è un solo curatore designato, anche se naturalmente intorno a lui c'è una squadra che lavora, che era responsabile anche della Buren, responsabile della sezione iperrealismo, quindi c'è una certa distanza critica rispetto a questa sezione del resto. Quindi il primo punto è questo: Zeman, che è il padrone reale, che ha il potere, dice sono il padrone, sono il capo, mentre prima c'era un comitato, per esempio documenta 4 erano in 23, lui è solo, e quindi è la sua relazione con il suo committente, cioè la città di Kassel, e credo che lo espliciti. Anche in questo caso si desacralizza un mito, cioè lui è il creatore, come dice lui, dell'immagine più contemporanea del responsabile di un'esposizione, di una mostra internazionale di questa dimensione, e quindi diventa un ruolo politico con ripercussioni economiche. Mi sembra molto forte, e Jeff Cornelis lo ha capito bene, e fra l'altro
ha in qualche modo, fra virgolette, fregato Zeman, perché è venuto a intervistarlo molto presto la mattina, e Zeman poi si è un po' pentito di aver detto le cose che ha detto in quella circostanza, in quell'intervista, e gli è dispiaciuto aver detto cose che forse non avrebbe detto in un altro momento. Credo che Lorenzo abbia anche detto una cosa interessante, la desacralizzazione del mito. Vediamo che Documenta 5 non era quella dell'arte concettuale, dell'arte minimal, ma aveva idee molto più ampie sulla contemporaneità. Nel 72 ci sono le diverse copertine dello Spiegel, c'è tutta la sezione di cui si occupa Trotta su Kitsch, e Zeman nella sua pratica curatoriale a Berna e anche in Documenta effettivamente cerca di inserire, inquadrare la creazione artistica in un ambito più ampio, quello della testimonianza iconica delle immagini della sua epoca. Le dichiarazioni di Zeman rispetto al suo ruolo in quanto curatore unico della mostra, rispetto alla situazione attuale e la profusione di una letteratura estremamente abbondante sul curatore di mostra, e una celebre rivista Giovani Italiani, l'artista come curatore. Sì, è una questione molto interessante questa su come una mostra diventa un'istituzione. La mostra è un'istituzione. Allora Zeman, che viene considerato il primo curatore o il primo che inizia una professione, che poi lui tra l'altro non vuole mai definire sotto curatore, ma dice questo termine tedesco Ausstellungsmacher, per cui il realizzatore di mostre. Lui viene da Berna, da una decina d'anni di direzione di una Kunsthalle importante, con un lavoro sul contemporaneo, ma anche su tante difficoltà istituzionali di un centro d'arte, per cui lui ha una grande esperienza in realtà istituzionale, e su questa esperienza istituzionale che Zeman poi costruisce una serie di mostre molto importanti, che l'ultima della serie di Berna è la famosa mostra di When Attitude Becomes Form, che è un momento molto interessante di relazione tra questo aspetto dell'istituzione e del contemporaneo, cioè un momento in cui l'istituzione sta diventando si sta avvicinando moltissimo al concetto di contemporaneo, per cui in realtà è una mostra che, beh, come è noto, è una mostra fatta in realtà a quattro mani tra lo Stedelijk Museum di Amsterdam e Berna, e c'è questo scambio di idee, perché Zeman realizza una mostra di olandesi l'anno prima, di una mostra sulla scena artistica olandese, ed è lì che nascono questi scambi con anche con lo Stele, e questa idea di fare una mostra, e tutte e due accelerano il processo per realizzare la mostra. Lo Stele, che è il museo più grande di Berna, c'è una collezione, un museo che ha già realizzato tante mostre importanti col suo direttore precedente Sandberg. Berna è un museo che attraverso Zeman ha avuto un nuovo una Kunsthalle senza collezione, che ha avuto una nuova dinamica, e succede che Zeman ha questa possibilità di viaggiare moltissimo con questa sponsorizzazione della Philip Morris, e Wim Behren in realtà lavora, Wim Behren, che è il curatore dello Stedelijk, lavora da tanto tempo. Allora succede una dinamica interessante, perché siamo nel 69 e sono gli stessi mesi in cui ci sta questa competizione tra russi e americani per andare sulla Luna, e è una cosa che mi è interessato molto, questo aspetto, questa combinazione di come in quel momento si sentiva che per la prima volta si poteva fare un certo tipo di mostra, c'era questo di cambiare anche l'istituzione, di cambiare anche l'idea di realizzare qualcosa. È una cosa che poi, ed è interessante questo aspetto con tutti i progetti di andare sulla Luna, perché è una cosa che poi dopo la prima volta si andrà ancora qualche volta alla Luna e poi è finito, e in realtà tutte le spedizioni dell'Apollo seguono uno strano parallelismo con
questo momento di arte concettuale che diciamo questo sviluppo molto forte poi finisce, per cui in realtà questa, questo aspetto di Zeman sull'istituzione è interessante, perché poi dopo dopo Berna lui lascia l'istituzione e in realtà crea un'altra istituzione, che è quella del curatore, che in realtà è da concepire come un'istituzione, la figura del curatore, no? Che diventa qualcuno che può realizzare una serie di mostre indipendentemente dal luogo, no? Che è una cosa che poi lui sviluppa velocemente e che anche la differenza di con lo Stedelijk di Amsterdam, che rimane in museo, ma questo sviluppo che c'è dell'idea di istituzione è anche questo avvicinamento al contemporaneo. Allora questa accelerazione verso il contemporaneo è portata a fare a fare delle mostre che sono slegate a un'istituzione ma sono legate al tempo. Ecco perché poi la documenta in realtà del 72 prende un'altra dinamica. Allora è una documenta importantissima, ma è anche un momento storico importantissimo. È questo che forse accentua ancora maggiormente questa edizione di documenta, perché in realtà si esaurisce il periodo di Arnold Bode, delle quattro documenta precedenti, soprattutto le prime tre avevano un'esigenza di colmare un vuoto che si era verificato in Germania negli anni, no, della dittatura e della guerra, e di riscattare un'idea di istituzione diversa. Un'altra cosa che è stata citata da Daniel Buren è la relazione di Zeman con gli artisti, la relazione del curatore istituzionale e gli artisti invitati. Sappiamo attraverso diversi testi e dichiarazioni di Zeman, e anche qui a Venezia alla Fondazione Prada c'è l'esempio stesso di una delle mostre di Zeman, la più importante, quella del 69, Zeman ha lasciato gli artisti che si distribuissero lo spazio come volevano, anche la questione della fissione della distribuzione degli spazi. L'anno dopo, nel 70, c'è l'esposizione che organizza Fluxus e Happening, e in quella circostanza la libertà degli artisti invece si trasforma per lui in un inferno, in un incubo, perché deve continuamente arbitrare dei conflitti fra vari artisti, e lo dichiara e lo fa poi nella pratica, che riprenderà completamente in mano il potere decisionale della distribuzione degli spazi fra gli artisti. E quindi lui stesso ha avuto un'evoluzione nella sua relazione con gli artisti, e da cui le critiche di Buren, però, che si inseriscono in altre dinamiche molto francesi di contestazione della figura stessa del curatore. Cosa possiamo dire oggi di questa relazione fra commissario e artista, quello che Zeman ha deciso di fare? Che cosa rimane oggi di questo tipo di relazione nel rapporto commissario curatore-artista? Con lo spazio. Nel documentario della documenta precedente si vede che il conflitto tra gli artisti, che poi si sviluppa dal conflitto europeo e americano, è un conflitto di spazi. Per la prima volta gli artisti hanno una forte sensazione di essere meno importanti, perché non occupano gli spazi maggiori, e mentre nel documento precedente non c'era questa differenza, perché le opere erano più o meno tutte uguali come dimensioni, e dal documento del 68 ci sta questo conflitto legato allo spazio, al dove essere esposto e come essere esposto. Questo disagio che viene percepito molto, molto, molto fortemente anche da Zeman, che già nel 68 è presente a documenta ed è anche uno degli
delle figure che viene spesso intervistate, dice proprio questo aspetto della differenza tra gli artisti europei e americani, e dice anche questo aspetto dell'istituzione. Per lui era il museo rimane comunque il luogo più importante per poter esprimere alcuni aspetti dell'arte contemporanea. E c'è questo interessante rapporto tra gli artisti americani che vengono in Europa, sono stati prima alla Biennale di Venezia del 64 con Leone d'Oro e Rauschenberg, e poi dopo vengono, e poi dopo la documenta in realtà è in ritardo rispetto alla Biennale di Venezia, viene solamente nel 68, vengono tutte le grandi opere dall'America, e che la cosa interessante appunto di questa dialettica americana europea è che ci sta un aspetto in realtà che si vede come l'arte poi indipendente da questa divisione puramente geografica, perché gli artisti concettuali americani, come poi dice Leo Castelli nel video, sono artisti che possono lavorare praticamente solamente in Europa, almeno all'interno di una dimensione istituzionale, ma anche quasi tutte le gallerie sono gallerie europee, per cui in realtà è interessante vedere come l'aspetto museale europeo ha portato tutta una generazione di artisti americani a essere effettivamente a poter sviluppare un lavoro. Ecco perché poi lo spazio all'epoca era fondamentale, ed è credo che sia che una cosa che ancora adesso è fondamentale, questo del rapporto dello spazio e della ricerca artistica. Credo che è difficile sempre pensare in modo generico, in categorie, ma l'Europa, la ricerca artistica europea oggi si può ancora distinguere rispetto al resto del mondo per una struttura di luoghi, di centri d'arte che spesso sono, no, come io adesso posso dire anche un esempio personale, il centro d'arte dove lavoro io è una città di 40.000 abitanti che però c'è una grande tradizione di arte contemporanea, perché la prima mostra realizzata in questo centro d'arte nel 1970 è la prima persona di Beuys in Olanda. Poi da lì c'è stata una tradizione di legare la sperimentazione a un piccolo centro un piccolo paesino di città di 40.000 abitanti, e questa è una cosa che in realtà ha portato tutta la ricerca degli anni 60-70 attraverso delle piccole e medie città in Europa, tra Düsseldorf, Anversa, Eindhoven e altri piccoli centri, si è sviluppato tantissimo la ricerca dell'arte contemporanea. E questo forse ancora oggi è un aspetto molto forte di come questa struttura capillare di luoghi in realtà è legata anche a una possibilità di diversi tipi di ricerca o di diversi tipi di diffusione dell'arte contemporanea. Oui, donc c'est vrai que la question è vero, la questione dello spazio museale istituzionale specifico riservato all'artista e al suo primo pubblico è importante, nelle parole di Zeman. Lo dice e lui decide di girare la pagina. Per esempio, Kasper König, non lo vediamo nel film, però Kasper König è il conservatore di Oldenburg, viene designato da Oldenburg come curatore del suo museo. Kasper arriva ad Anversa nel 69 e svilupperà questo spazio con Jeff Cornelis, con Marcel Brutta e altre personalità, invitando Ivan Dorf e fra gli altri, parlavi dell'Apollo. Il 21 luglio 69 organizza Kasper Anversa nel quartiere marocchino, sui muri delle pitture particolari, è un'esperienza che lui fa e che lui ama.
dans ses déclarations. E lo dice spesso nelle sue dichiarazioni, quando si introduce la questione della comunicazione nella Documenta 5 attraverso le copertine dei giornali. Lì però non pensa all'esperienza ad Anversa di Beuys, dove Beuys dialoga con mezzi tecnologici dell'epoca, oppure un anno prima Buren e il curatore, c'è questa formidabile struttura gonfiabile all'interno della quale le persone possono, come un agorà, possono parlare, le persone possono distendersi, eccetera, e ci sono dei centri di comunicazione in tutta l'Olanda dove le persone possono dialogare da città in città, dimensioni diciamo recenti che però poi compaiono nella pratica nel discorso di Zeman a vantaggio di una riconcentrazione molto forte, un ricentramento sulla questione del museo. In realtà Documenta 5 ha una centralizzazione come effetto di come un effetto di che forse è l'effetto contrario di quello che è stato diciamo anche lo sviluppo che ha permesso tutta una ricerca sull'arte concettuale, come appunto che poi si possono restringere una ventina di spazi piccoli e sconosciuti ancora per e conosciuti solo per un piccolo gruppo di persone. Ma la cosa nuova è stata quella di poter portare questa ricerca di questi artisti all'interno di una manifestazione come Documenta, che come dice l'epoca era vista da 250.000 visitatori, che per l'epoca era tantissimo. E se vediamo comunque le biografie di questi artisti che sono all'epoca lì, hanno circa 30 anni, per cui in realtà i rischi c'erano, perché Documenta ovviamente non era la mostra a Berna, che era una Kunsthalle che magari se va male, Documenta comunque il rischio di sbagliare una mostra come Documenta è molto grande, oppure non essere sicuro, per cui credo che sia stato abbastanza logico da parte di Zeman di prendere una sezione che era diciamo puramente di arte concettuale, quello che poi oggi è diciamo l'aspetto più forte della manifestazione, e gli altri sono aspetti che vengono accusati da Buren di essere, no, l'aspetto da Buren di essere accusati come essere il curatore creativo, il curatore artista, perché poi sul kitsch, sull'arte, l'outsider art, su tutta la comunicazione di massa, sono degli aspetti che hanno sviluppato la manifestazione su una dimensione molto più sociologica e molto più sulla complessità sociale, ma anche la prima Documenta dopo il 68, per cui in realtà è un momento molto, molto complicato da interpretare. Che poi alla fine credo che sia la cosa più difficile di Documenta, sia questa di dire qual è l'identità, e ovviamente lì ce ne sono parecchie, per cui è stato un aspetto anche diciamo di cercare di combinare due situazioni molto diverse. Oui, la Documenta è effettivamente molto più sociologica che politica. Si on voulait résumer les choses, je crois que c'est assez vrai. Il y a une chose dont nous avons discuté tous les deux avant la séance, qui est une toute petite anecdote, mais qui a pris une résonance considérable 20 ans ou 30 ans après, c'est la fameuse lettre de recommandation de Lucy Lippard. C'est-à-dire que Zeman fait donc ce voyage aux États-Unis avec un carnet d'adresses qu'a nourri Gavan Elk et qu'a nourri David Bellamy. Et il rencontre Lucy Lippard qui lui donne une liste d'artistes femmes. Et Zeman ne répondra jamais en fait à cette liste et n'invitera pas les artistes femmes citées. Et c'est vrai que là, ça a pris une résonance quand même assez particulière. Et c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, on serait même presque, pour un certain nombre de critiques, capables de le traiter de sexisme, alors que dans le contexte de l'époque, c'est tout à fait différent. Sì, no, questo è un aspetto interessante, perché in realtà
Zeman va a New York e Lucy Lippard gli propone tutta una serie di artiste donne che per fare uno studio visit che lui non farà mai. L'unica cosa che gli fa è chiedere il materiale. Allora questi artisti gli spediscono il materiale e lui non invita nessuno. Allora Lucy Lippard ha una reazione molto forte rispetto a questo atteggiamento, che ovviamente era totalmente, da quel punto di vista, totalmente political incorrect, no? Perché non era, ma erano anche momenti in cui tutto si muoveva a delle velocità che sono difficili da capire adesso, perché per noi in realtà quello che l'arte contemporanea si sviluppa in modo molto più lento. Lì, in quegli anni lì, no, come poi il famoso libro di Lucy Lippard che condensa tutto in 6 anni, effettivamente in 6 anni di tempo accadono delle cose pazzesche, dei cambiamenti radicali, per cui in realtà non c'era il tempo di fissare una situazione che già se ne era creata un'altra. E questa velocità di cambiamento ha anche questi aspetti, anche queste lacune, diciamo, dal punto di vista di Zeman, che ovviamente si era concentrato solo su alcuni aspetti. C'era pure quest'altra lettera che aveva scritto Alina, come si chiama, l'artista polacca Alina, un'artista polacca, adesso mi sfugge il cognome, che Zeman scrive questa lettera in cui la invita a partecipare a Documenta con una delle sue macchine, che lei creava queste macchine, però solamente se lei riusciva a trovare i soldi per il trasporto dell'opera e la produzione, altrimenti non l'avrebbe invitata, per cui ci sta anche un aspetto molto di se vuoi partecipare puoi partecipare, perché sono una mostra vista a 250.000 visitatori, però lui scrive proprio che è finita l'epoca in cui i direttori devono trovare i soldi per produrre le opere. Adesso è diventato il compito degli artisti di trovare i soldi. Je crois que ça n'est pas particulier à Zeman et à la Documenta 5, hein, je crois. Peut-être pour conclure, peut-être que vous avez des questions. Il est intéressant, puisque nous n'avons pas vu d'artiste italien dans le film. Je crois, bon, l'une des raisons déjà est que Jeff Cornelis ne connaît pas la scène contemporaine italienne, donc, je veux dire, ne va pas vers les Italiens qui seraient présents. Mais quelle est la présence donc, de la scène artistique italienne dans cette Documenta? Et en 72, que se passe-t-il en Italie? Ma dunque, una cosa interessante del documentario è che si parlano molte lingue. Si parlano molte lingue, si parla il francese, il tedesco, ovviamente l'inglese e l'olandese, perché lui parla olandese, Jeff. Forse uno degli elementi è perché gli artisti italiani parlano malissimo l'inglese, soprattutto all'epoca. Uno degli artisti che si vede, che ha anche una presenza prominente perché sta al centro del Federicianum, è Mario Merz. Non ci sono tantissimi artisti italiani effettivamente nella Documenta, nonostante che nella mostra di Berna e nella mostra anche in Olanda, per esempio, ci sono tantissimi italiani che iniziano a fare le mostre inizio anni 70. Un motivo preciso non lo so, però negli stessi anni, per esempio a Roma c'è una delle mostre più importanti di quell'epoca, che è contemporanea al parcheggio di Villa Borghese, in cui Achille Bonito Oliva crea una struttura con diversi anche curatori che si occupano di diverse discipline, dove c'è il cinema, danza, teatro, design, ed è una delle mostre più importanti in Italia, che porta anche tutta una situazione internazionale all'interno appunto di una scena artistica italiana. Questo aspetto è abbastanza interessante, perché poi ovviamente Documenta è sempre stata in una specie di concorrenza con Venezia,
come le due grandi mostre, infatti si vedono anche gli altri documentari, spessissimo si mettono le due mostre in una specie di come le due principali attività cicliche che si hanno dal punto di vista internazionale, ma quello che succede è anche che ci sono tante mostre che sono al di fuori, come appunto Contemporanea a Roma, ma ce ne sono tantissime. Per esempio anche la mostra di Berna è una mostra che poi vai all'ICA, poi vai a Düsseldorf, girano tantissimo ed è un momento molto, molto intenso di mostre. Bene, io non so se in sala c'è qualcuno che vuole intervenire o fare qualche domanda. So che vogliamo andare tutti via, però mi piaceva ricordare che il 72 è anche l'anno in cui viene fatta al MoMA the New Italian Landscape. E in realtà io ho l'impressione che più che essere una mostra verso un'ideologia o verso una nuova modernità, più che essere un'apertura verso la modernità, questa documenta è una chiusura della modernità, così come è un'apertura di quello che poi è stato chiamato postmoderno. Cioè se si leggono poi i documenti che hanno portato in modo anche abbastanza doloroso, pieno di fratture, a questa documenta, diversamente dai documenti entusiasti che hanno portato alla creazione di When Attitude Become Form, si vede che Zeman aveva capito che l'ideologia unificante o qualsiasi possibilità di ideologia unificante era finita. Cioè c'è stato il 68 di mezzo, oltre che il 69 e la conquista della Luna, e c'è come una sorta di lutto della possibilità di avere delle utopie condivise, tanto è vero che chiama la documenta utopie, mitologie individuali, diciamo, ma tra mitologia e utopia non c'è una grande distanza. E il motivo per cui richiamo The New Domestic Landscape è che quella mostra fu molto assertiva rispetto alla mancanza di una possibilità di ideologia, di una possibilità di mitologia collettiva. Era dichiarativa di mitologie personali in cui l'Italia, non a caso, aveva un ruolo importante, perché noi siamo maestri di mitologie personali e della impossibilità di credere tutti in un ideale solo. Ci capita, insomma, molto raramente nella storia, no? E penso che questo abbia a che fare poi con l'emergere di molti italiani nei tardi anni 70 e sia... Cioè, voglio concludere dicendo che a mio avviso questo che abbiamo visto mi fa anticipare, mi convince sempre di più che è necessario anticipare la nascita del postmoderno ai primi anni 70, ai primissimi anni 70, della sensibilità postmoderna come sensibilità in cui le mitologie, le utopie, i pensieri non sono più collettivi ma sono strettamente legati all'individuale e al massimo a piccole comunità. Sì, no, è giustissimo questa cosa della fine di un'epoca che ovviamente si sentiva che il 72 fosse lo scadere di tutta una situazione molto, molto forte, molto intensa, era chiara, e poi lo si vedrà ancora meglio nella documenta successiva, in cui la potenzialità appunto della documenta di Zeman poi si è sviluppata in una... mostrare probabilmente la tecnologia, perché poi è stato, diciamo, la prima documenta sulla, no, sulla tecnologia, per cui è caduta su una specie di tautologia ovviamente già accentuata da Zeman, che Zeman l'ha portato su un momento di equilibrio in cui l'immagine, come che poi diventa quasi autoreferenziale, no? questa intensità sull'immagine, sull'essere in realtà quasi cinico sulla critica, perché poi far vedere il kitsch
è una specie di autocritica così forte che poi è quasi impossibile da criticare l'aspetto del, no, del e poi dalla documenta successiva si vede appunto questo passaggio che poi nell'82 con Rudi Fuchs sarà appunto la documenta del postmoderno. Oui, je crois que effectivement Angela avait été a tout à fait raison. Effettivamente sia giusto a proposito della mostra citata. La passione estremamente forte di Dan Graham per quella mostra nel catalogo Graham, sempre un catalogo molto particolare, un bellissimo oggetto fra l'altro, diceva sempre che per lui la mostra era più importante di Documenta 5, molto molto chiaro, mostra importante per l'Italia ma non solo. E poi c'è stata una seconda mostra, mi sembra che è stata realizzata al MoMA, una mostra un po' più successiva, altrettanto interessante. È molto vero quello che osservava Angela, tant'è vero che Harald Zeman, che era un ragazzino nel 69 e già un uomo anziano nel 72, come se avesse caricato su di sé dei pesi, è già un uomo depresso, un uomo che veramente sente la fine di tutto un mondo che sta finendo. Ma quello che io volevo dire, così come osservazione da porre sulla nostra discussione, a me è interessato molto in questo video, in questo documento, la figura di Leo Castelli, che è di più ancora quello di Lawrence Weiner, che è geniale, ma no, non voglio parlare di questo. Ma Leo Castelli mi è sembrato molto interessante perché proviene già da una stagione di grandi successi e secondo me la sua posizione è molto interessante perché monetizza già l'enorme successo della pop art e la presenza della flag di Jasper Johns mi sembra molto indicativa perché è già un classico, perché siamo già 10 anni dopo le esperienze appunto delle prime opere di Jasper Johns, quindi immaginiamo che sia già un'opera che ha 10 anni e in quel contesto è già un'opera storica, però è anche vero che con molta onestà intellettuale tutto questo enorme capitale viene reinvestito sull'arte concettuale perché Leo Castelli è l'artista, è il mercante di Kossuth, è il mercante di Bruce Nauman, è il mercante di Richard Serra, è il mercante di Lawrence Weiner anche per un certo periodo, per cui è vero che invece di prendere facilmente la coda del fotorealismo, dell'iperrealismo che sembrava quasi quasi l'evoluzione naturale della pop art, sceglie invece una radicalità e trova anche per questi artisti così complicati una ragione di mercato secondo me molto difficile e credo che questa sia una posizione molto molto interessante che con quella grazia e con quella finezza lui testimonia in modo molto 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 leggero ma anche molto molto presente proprio. Sì, questo è interessante anche l'aspetto per esempio di una cosa che adesso sarebbe più complicata, diciamo, come i galleristi sono presenti nel video, perché ovviamente vediamo Castelli che parla, ma c'è Lucia Meglio accanto a Boyce tutto il tempo e chissà quanti altri ce ne sono in giro, ma anche nell'altro documentario del 68 ci sono sempre i galleristi, e i galleristi nell'arte concettuale hanno un ruolo importantissimo perché qualcuno come Conrad Fischer non solo è uno dei galleristi più importanti che riesce a diffondere moltissime opere dell'arte concettuale, ma realizza anche molte mostre, per cui in realtà il gallerista che in questi anni lavora molto vicino all'artista e gli dà la possibilità anche di realizzare molte opere, di vendere le opere, come poi dice Castelli, dice anche che hanno anche loro bisogno di vendere, nonostante che sia un mercato molto più difficile, perché c'è uno studio molto interessante su quante mostre importanti in quegli anni lì sono state realizzate dalle gallerie, e ovviamente rispetto a quello che può sembrare, come giustamente dici su
che l'ovvia continuazione della pop art sia l'iperrealismo, credo che molte persone hanno anche scommesso su quell'aspetto lì, ma poi ovviamente la storia ha anche una sua dinamica che è molto diversa, e poi oggi possiamo dire, no, facilmente guardando il documentario, la storia è andata così. Però ovviamente in quel momento lì era molto più complicato, anche l'aspetto del mercato, che adesso può sembrare no, una vicinanza quasi che, no, che può compromettere. In realtà all'epoca non era assolutamente un problema, perché non c'era neanche un mercato. Quello, appunto, non esisteva un mercato attorno all'arte concettuale che potesse essere legato a una speculazione. Cioè, no, tutte opere che si potevano acquistare facilmente. Per cui insomma, è un aspetto molto, molto interessante questo del mercato, del pubblico, del... Come provocazione anche il fatto, oggi inspiegabile, una scena internazionale europea americana, quindi ancora prima della globalizzazione, è un panorama senza donne, quasi esclusivamente senza donne. Come in pochi anni queste categorie sono diventate quasi, come dire, una condizione irrinunciabile di qualsiasi esperienza, e come allora invece fosse quasi trascurabile l'altra parte del mondo, sia geografica sia femminile. Daniel Buren, c'è da dire anche una cosa importante, come ha ricordato lei. Buren ha vissuto personalmente con la mostra del Guggenheim nel 71, mi pare 71, Buren fa quello che sa fare, cioè occupa lo spazio centrale del Guggenheim con una tela che occupa lo spazio centrale, e viene fatto segno dell'ostilità totale degli artisti americani, che ottengono che la tela sia staccata. Quindi non è un caso che, senza chiedere, metterà la sua opera dietro alla pezzo degli americani, ed è molto chiaro, una specie di piccola rivalsa. Ci sono altre domande? Io ringrazio i nostri ospiti di aver commentato le immagini e i testi di questo straordinario documentario. Grazie.